Befana è in ritardo. Questa cosa è strana, è davvero molto strana. Già, non mi convince affatto. Sarà sicuramente successo qualcosa. Ehi Masha, tutto bene? È un po' che ti sento borbottare. Cos'è successo? No mamma, non va affatto bene. Quest'anno la Befana è in ritardo, grossissimo ritardo. Non è ancora arrivata ed è già passato il 6 di gennaio. Non è possibile, non può essersi scordata di me. Beh, Masha, in effetti hai ragione. Quest'anno la Befana a casa nostra non è proprio arrivata. Infatti, mamma, non è una cosa normale. La Befana sa benissimo dove abitiamo. Deve esserle per forza successo qualcosa. Beh, Masha, può darsi semplicemente che quest'anno la Befana abbia deciso di non venire. O magari, essendo un po' anziana, non si è sentita tanto bene. No, mamma, ti dico che non è così. Non è possibile. Sicuramente è successo qualcosa. Me lo sento, altrimenti la Befana sarebbe venuta come tutti gli altri anni. Beh, forse avrà saputo che quest'anno sei stata un po' monella e così avrà deciso di non venire. Mamma, non si dicono queste cose. Non è affatto vero. Dai, Masha, stavo solo scherzando. È che non so proprio il motivo per cui la Befana quest'anno non è passata. Già, devo indagare. Questa situazione è sospetta. Molto sospetta. Devo farmi venire in mente qualche idea. Beh, forse a telegiornale lo diranno se è successo qualcosa alla Befana. Ora proverò ad ascoltare tutte le notizie del giorno. Vediamo un po' cosa dicono le ultime notizie al telegiornale. Ah, io lo sapevo che sarebbe andata a finire così. Tutta colpa di Babbo Natale. Ha voluto a tutti i costi farmi prendere la sua macchina. Il navigatore si è rotto e io sono in mezzo a questa bufera di neve. Se io avessi usato la mia cara vecchia scopa, come tutti gli altri anni, questo non sarebbe successo. Mi è rimasta solo una bambina a cui portare ancora i doni. Si chiama... Masha, ecco sì, il suo nome è Masha. Ah, non so proprio come fare a raggiungere casa di Masha. In mezzo a questa tormenta di neve e col navigatore rotto non riuscirò mai a trovarla. Basta, ho deciso, mi rimetterò in volo sulla mia cara vecchia scopa. In questo modo, volando, vedrò casa di Masha molto più facilmente. Uffi, qui in TV non dicono nulla della Befana. Proviamo a cambiare di nuovo canale. Questo no, questo nemmeno. Ehi, ma quella vecchietta in TV sembra la Befana. Sentiamo un po' che cosa dicono. Notizia dell'ultima ora. È stata avvistata una vecchina che si dice potrebbe essere la Befana, sopra una macchina color rosso fiammante. La macchina sembra essere rimasta bloccata in mezzo a una tormenta di neve. Riuscirà a questo punto la Befana a completare il giro di tutti i bambini e a consegnare le ultime calze? Speriamo proprio di sì. Sicuramente ci sarà qualche bambino che ancora la sta attendendo con molta ansia. Forza Befana, non ti arrendere! Ecco, ecco, lo sapevo, lo sapevo! La Befana è rimasta bloccata nella neve, ecco perché non è ancora arrivata. Sicuramente starà cercando la mia casa, ma come posso aiutarla a trovarmi? Fammi pensare... Idea! Metterò una luce fuori dalla porta. Così la Befana riuscirà a vedere la mia casa anche da lontano e sono sicura che capirà che sono io la bambina che sta cercando. Ah, mamma mia, quanta neve! Non si riesce a vedere niente da quassù. È tutto bianco. Ma non mi devo arrendere. Masha mi starà aspettando e dovrà ricevere la mia calza come tutti gli altri bambini. Ehi, ma cos'è quella luce che si vede là sotto? Voglio proprio avvicinarmi e andare a vedere. Potrebbe essere un segnale.
speriamo che la Befana riesca a vedere la luce che ho messo fuori dalla porta. Vorrei tanto ricevere la calza con i dolcetti. Vabbè, ora mi metterò a dormire. Mi raccomando, Befana, io sono qui. Ti aspetto. Ah, eccomi qua. Finalmente sono riuscita a trovare casa di Masha. Per fortuna che aveva messo questa luce davanti alla porta di casa. Così sono riuscita a trovarla facilmente. Ha avuto proprio un'idea geniale. Beh, direi che si merita un super regalo e una super calza piena di dolci. Ecco qui la calza per Masha. Se l'è proprio meritata. La lascerò qui sul tavolo, così domattina quando si sveglierà avrà proprio una bella sorpresa. E ora posso volare via. Per quest'anno direi che ho finito con il mio lavoro. E ora vado a dirne 4 a Babbo Natale. Quest'anno mi sente. Ehi, è mattino. Devo andare a vedere se la Befana questa notte è venuta a portarmi la calza. Ah, chissà se è riuscita a trovare la mia casetta. Speriamo, speriamo. Ora scendo subito. Ehi, ma la Befana è stata qui. Ecco la mia calza. Eccola, eccola. Mamma mia, è enorme. Grazie, Befana. Grazie. Chissà quanti dolcetti che ci saranno dentro. Che fame. Allora, ne valsa proprio la pena di aspettare tanto. Ciao Befana, ci vediamo l'anno prossimo!